e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Ben ritrovati alla 23esima puntata dell'ottava serie di Vi consiglio un libro. Piazza San Pietro, 13 maggio 1981. Un uomo in camicia bianca e giacca grigia di 23 anni, Mehmet Ali Accia, estrae la pistola, la punta contro il Papa e spara. Giovanni Paolo II, colpito al ventre, si accascia fra le braccia di Don Stanislav Divis, mentre centinaia di colombi si levano in volo. Tra la folla c'è un attimo di sbandamento. Sono le 17:17. Molti fedeli, in attesa di assistere all'udienza generale all'aperto del 61enne pontefice, gridano e fuggono. Roma, 22 giugno 1983. La quindicenne Emanuela Orlandi, figlia di un impiegato del Vaticano, esce dalla scuola di musica Tommaso Ludovico da Victoria in piazza Santa Apollinare poco prima delle 19. In corso Rinascimento incontra una sua amica, Raffaella Monzi, la quale, salendo sull'autobus che la riporterà a casa, scorge una donna con i capelli ricci e neri, piccola di statura, accanto a lei. Poi più nulla. Città del Vaticano, 4 maggio 1998. Una suora, dopo aver sentito dei rumori, entra nell'alloggio di servizio del neonominato comandante della Guardia Svizzera. Lo spettacolo che si trova davanti è terrificante. Vi sono 3 cadaveri. Oltre al corpo del comandante Alois Estaman, di 44 anni, ci sono anche i corpi di sua moglie Gladys Romero, di 49, e del vice caporale Cedric Tornai, di 24 anni. Il libro inchiesta che vi proponiamo questa settimana, Attentato al Papa, di Ferdinando Imposimato e Sandro Provvisionato, edizioni Chiare Lettere, indaga il mistero che avvolge una strana storia lunga 17 anni. Dal 1981 al 1998 gli autori lo hanno dedotto esaminando documenti e testimonianze in gran parte inediti, agenti segreti, terroristi, criminali, uomini al di sopra di ogni sospetto hanno lavorato nell'ombra, contando sulla complicità e sul silenzio di molti per destabilizzare il sistema. Sono trascorsi 32 anni dall'inizio di questa strana storia e la verità su uno dei capitoli più bui del Novecento non è stata ancora del tutto svelata. Ferdinando Imposimato, classe 1936, ha seguito come giudice istruttore del Tribunale di Roma l'inchiesta sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, ma si è anche occupato di mafia, camorra e terrorismo, istruendo importanti processi. Nel 1984 è stato designato rappresentante italiano in seno all'Unione Europea per il contrasto al terrorismo internazionale. Parlamentare della sinistra indipendente per 3 legislature, ha fatto parte della Commissione Antimafia ed è stato anche giudice della Corte di Cassazione, dove ha raggiunto peraltro il grado di presidente onorario aggiunto. Attualmente Ferdinando Imposimato dirige l'Osservatorio dell'Eurispes sulla criminalità organizzata in Italia. Mentre il giornalista 62enne Sandro Provvisionato è direttore del Centro Alti Studi per la Lotta al Terrorismo e della web TV Misteri d'Italia. Autore e conduttore assieme a Toni Capuozzo di Terra, il settimanale di approfondimento di Canale 5, docente di giornalismo investigativo in diversi master universitari, Sandro Provvisionato, dopo aver diretto nella metà degli anni 70 del secolo scorso Radio Città Futura, ha lavorato all'ANSA, poi come inviato speciale per l'Europeo, prima di entrare nella redazione del TG5. Per l'ex magistrato Ferdinando Imposimato non ci sono dubbi. Esiste un collegamento tra le 3 vicende che abbiamo poc'anzi sintetizzato, vale a dire
l'attentato al Papa, il sequestro Orlandi e la strage delle guardie svizzere. Secondo la sua ricostruzione, Giovanni Paolo II rischiava, sostenendo la causa del sindacalista Lech Walesa, capo di Solidarność, mettere in pericolo la compattezza del blocco sovietico. Non dimentichiamo che quella era l'epoca della guerra fredda, della contrapposizione, cioè tra il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti d'America e quello orientale di chiara impronta comunista. Il KGB, la principale agenzia di sicurezza, polizia e servizio segreti dell'Unione Sovietica, avrebbe coinvolto nell'organizzazione dell'attentato al Papa i servizi segreti bulgari, i quali a loro volta, col sostegno della mafia turca, si sarebbero affidati ad alcuni membri dei Lupi Grigi, un movimento nazionalista turco di estrema destra. Ecco come sarebbe entrato in gioco Mehmet Ali Aça. E per impedire che si risalisse ai mandanti attraverso un legame politico-ideologico, l'intelligence dell'Est avrebbe avviato un'articolata campagna di disinformazione, sviluppando una rete di spie anche in Vaticano. L'attenzione di Imposimato a questo punto si posa sullo stesso segretario di Wojtyla, don Stanislav Divis, su un monaco benedettino, Bramaz, e su altri sacerdoti e giornalisti accreditati presso la Santa Sede. Della cosiddetta pista bulgara parlò in diversi interrogatori anche il feritore del Papa. Ma dopo aver ricevuto la visita il 10 ottobre 1983 di due falsi giudici bulgari nel carcere di Rebibbia, Aça, notano i due autori del libro, cominciò a ritrattare e a infarcire di sue farneticazioni le cronache dei giornali. Il SISMI, il nostro servizio segreto militare, era al corrente di ciò che stava accadendo? Cosa riferirono i due agenti segreti bulgari ad Ali Aça nel carcere di Rebibbia? Il KGB aveva davvero rapito Emanuele Orlandi per trattare la sua liberazione? Da alcuni documenti sepolti e consultati da Imposimato è però emerso un vasto e preciso piano di rapimenti di cittadini vaticani appartenenti a famiglie legate al Papa, una strategia programmata per ottenere uno scambio con il terrorista turco. Dunque, prima della Orlandi, altre ragazze erano entrate nel mirino dei terroristi. La povera Emanuela potrebbe essere stata un obiettivo di ripiego. Non solo, la ragazza sarebbe stata pedinata all'interno delle mura leonine da una spia eccellente dell'Est, Alois Esterman, il comandante della Guardia Svizzera deceduto nel 1998 in circostanze mai del tutto chiarite. Egli, conclude Ferdinando Imposimato, era in grado di ricattare i membri della rete interna al Vaticano, coinvolti sia nell'attentato sia nel sequestro. Era quindi pericoloso e doveva essere fermato. Cedric Tornai, invece, fu solo la vittima sacrificale di un disegno che doveva, per forza di cose, portare all'eliminazione di Esterman. Attentato al Papa di Ferdinando Imposimato e Sandro Provvisionato, edizioni Chiare Lettere. E ora, come di consueto, la classifica settimanale dei libri più venduti in Italia. Al terzo posto, Educazione siberiana di Nikolaj Lilin, pubblicato da Einaudi. In seconda posizione, La rivoluzione della luna di Andrea Camilleri, edito da Sellerio. Nuova entrata al primo posto, Il bilancio familiare di Giuseppe Altamore, edizioni Giunti. Leggere per scandagliare l'ignoto e sabotare la solitudine. Una nuova storia ci catturerà nella prossima puntata. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.